La Cordata è un'associazione che nasce col desiderio appunto di dedicare e di dare ospitalità a delle persone che in qualche modo hanno bisogno, si trovano nel bisogno. E quindi nasce appunto da questo desiderio di carità in qualche modo, di provare a ridare un po' quello che si è ricevuto nella vita. È andato all'associazione La Cordata, che si trova in Umbria, l'ultimo contributo in ordine di tempo della Fondazione Monna Lisa Onlus, un dono di fine anno che arriva grazie agli introiti del Charity Shop nato a Perugia, il quinto negozio solidale che la Fondazione in questo caso ha aperto grazie anche alla collaborazione della Diocesi di Perugia. Siamo a cinque con cinque problematiche diverse, perché guardiamo il territorio secondo la necessità, che una delle necessità che nasce nel territorio, noi cerchiamo di essere utili, e con questo io sono convinto che sia un bel passo per la nostra società. In questo caso la donazione andrà a favore di coloro, principalmente giovani, che dopo momenti difficili hanno deciso di riprendere in mano la propria vita e lo fanno all'interno di questa straordinaria comunità. Giorno dopo giorno, con la preghiera e il lavoro, i risultati arrivano sotto la grande guida del cardinale Gualtiero Bassetti. Il mio incontro con questa comunità è partito nel 2017, quando comunque un sacerdote di Bergamo, io abito a Bergamo, mi ha fatto conoscere queste realtà dietro comunque un momento di sofferenza. Ho avuto un percorso nella tossicodipendenza e mi ha portato in queste case col desiderio comunque di vedermi stare meglio. Vivere soli per tanti anni porta delle conseguenze, soprattutto nella fiducia negli altri e in se stessi. Vivere insieme invece con l'aiuto fraterno degli altri ti aiuta a riportarti un po' al centro di te stesso. Il rileggere tante cose, la storia della mia famiglia, così mi ha fatto capire che comunque prendere in distacco mi avrebbe portato a stare male, sì, però comunque a riuscire a rapportarmi in modo diverso, in modo adulto con loro. Cercare di accettare gli sbagli, cercare le fragilità di ognuno, è un po' quello che comunque la comunità mi ha aiutato un po' a ricucire, no? Perché comunque penso che il legame di bene con una famiglia non si possa mai rompere, però tante volte un genitore, anche vedendo un figlio star così male, tante volte il pensiero che gli viene è: come faccio io ad aiutarlo? E quindi anche per la mia famiglia è stato un bel percorso di fiducia in qualcun altro. Oggi abbiamo fatto questa donazione a questi giovani, e proprio per il primo mese di lavoro, che non è una cosa eccessiva, però giovani della scuola, giovani del volontari, la Monna Lisa SPA, tutti insieme possono essere utili a dei problemi dei giovani, e questo mi piace. Quello che si cerca di mettere è un seme buono, è un seme di speranza. È insieme che col tempo e con la cura di se stessi e degli altri comunque può germogliare in qualcosa di più grande.